Olimpia Édouard Manet. Esposta nel 1865 al Salon di Parigi, suscita scandalo e accese violente polemiche, ancor di più di quelle suscitate da Colazione sull'erba. Da questi due dipinti di Manet si fa iniziare la pittura moderna. Olimpia ha i tratti di Victorine Meurice, la ragazza posa anche in Colazione sull'erba, e in altri dipinti. Conosciuta da Manet nel 1862, poserà per lui fino al 1875. Manet si ispira al modello della Valere di Urbino, di Tiziano, ne ha fatto una copia infatti nel 1865, in occasione di un soggiorno a Firenze. Olimpia guarda lo spettatore con atteggiamento provocante. Alle ancelle sullo sfondo, Manet sostituisce una donna di colore. Ha in mano un mazzo di fiori, interpretato come il dono dello spasimante, in attesa dietro la tela verde dell'anticamera. L'opera suscita un enorme scandalo, agli occhi dei critici infatti è una prostituta in attesa del cliente. Émile Zola scrive un pamphlet a difesa dell'Olimpia di Manet e in segno di gratitudine Manet realizza un ritratto dello scrittore naturalista Zola. A destra, sul tavolo dietro alla penna dello scrittore, si vede il pamphlet, in alto a destra la riproduzione dei bevitori di Velázquez, una stampa giapponese e una riproduzione fotografica dell'Olimpia. Lo scrittore ha sulle ginocchia un volume illustrato di Charles Blanc che ripercorre la storia dei pittori di tutte le scuole.